La mattina inizia con la visita dell'abbazia di Casamari. Siamo ancora in Lazio, in provincia di Frosinone, a pochi chilometri da Veroli. Oltrepassiamo il porticato e subito ci compare in alto su una breve salita l'abbazia. Il nome lo prende da Caio Mario, l'oppositore di Silla che in questi luoghi era nato. Questa costruzione è stata consacrata nel 1217. Ma già più di un secolo prima in questi luoghi si era insediata una comunità monastica che nel 1151 fu sostituita dai cistercensi. È a loro che si deve la costruzione di questa abbazia, che rimane uno dei più importanti esempi di architettura gotica cistercense in Italia. La chiesa a struttura basilicale a tre navate. E come anche il monastero è influenzata dall'architettura cistercense e borgognona. Ed invece l'utilizzo dell'alabastro per le finestre è un'invenzione dei nostri giorni. Come sempre le absidi, questa e quella sud, sono piatte, mensole con rovesciato, un topico per l'architettura cistercense, sorreggono le semicolonne che si addossano ai pilastri che separano le navate. L'alzato come di consueto si compone in tre ordini, clerestorio, triforio e le arcate tra le navate. Poi entriamo nel chiostro, luogo di disbrigo per tutte le attività monastiche. A forma quadrata è circondata da un portico semplice ed elegante. Sono ornate le colonnine che sorreggono capitelli, anch'essi decorati. Dal chiostro passiamo alla sala del capitolo. Ed anche qui, come in chiesa, c'è la mensola a cono rovesciato. Quattro pilastri cui si addossano semicolonnine suddividono lo spazio in tre navate. Da questa sala, che era il luogo di riunione dei monaci, rientriamo nel chiostro, che era non solo il luogo di passaggio da un locale all'altro, ma il luogo dedicato alla pulizia personale e delle proprie cose. Al centro c'era il pozzo. Questo semplice e bel portale dà di nuovo l'accesso alla chiesa, ma noi adesso entriamo nel refettorio, il luogo dove insieme i monaci prendevano i pasti. È una grande e lunga sala che una fila di pilastri cilindrici divide in due. Sorreggono i pilastri semplici, capitelli ottagonali, da cui partono gli archi gotici. Per me l'architettura cistercense ha una marcia in più. Semplicità, eleganza, armonia sono le sue caratteristiche. Ripassiamo per la chiesa e andiamo via.